sempre con ocra gialla e bianco, con meno bianco rispetto al primo schiarimento, vado a coprire le linee di luce e a riempire lo spazio tra le due linee, come a formare delle strisce di luce, rinforzando e ripassando più volte sulla zona centrale delle singole ciocche schiarite nel passaggio precedente. Lavoro su tutte le zone schiarite con il primo schiarimento, seguendo le onde dei capelli. Lascio fuori dallo schiarimento poche zone, sfumando sul confine tra luce e colore di base. Mentre si fa questa operazione, è bene osservare le zone dei capelli non toccate dallo schiarimento per non coprire troppo con la luce e togliere volume ai capelli.